Gallia, 58 avanti Cristo. Orge Torige, capo degli Elvezzi, li ha convinti ad abbandonare i propri territori per dirigersi verso la Gallia Narbonese. Temendo le conseguenze di tali manovre, Cesare, come ci racconta lui stesso nel settimo capitolo del primo libro del De Bello Gallico, è partito da Roma verso la metà di marzo del 58 avanti Cristo e Maximus Itineribus, a marce forzate, in soli 8 giorni è arrivato a Geneva, a Ginevra, all'epoca un avamposto nel nord della provincia della Gallia Narbonese. Labieno, il luogotenente di Cesare, lo informa, piuttosto allarmato, sulla situazione. Evenit ut, accade, avviene che, Elvezi de adventu tuo in provinciam ed octi sint. Gli Elvezi sono informati del tuo arrivo nella provincia. Cesare risponde, quecum ita sint, stando così le cose, satis est ut, è sufficiente che decima legio instruatur venga schierata la decima legione. Preterea necesse est, inoltre è necessario, continua Cesare, ut pons qui apud Genevam est rescindatur, che venga abbattuto il ponte che si trova presso Ginevra, ne Elvezii iter per provinciam facere temptent, affinché gli Elvezi non provino a passare per la provincia. Labieno informa Cesare sugli ulteriori sviluppi della vicenda. Elvezi consilium ceperunt. Gli Elvezi hanno preso la decisione, ut legatos ad te mitterent, di mandarti come ambasciatori nobilissimos civitatis, nammeium et veroclezium, i più illustri uomini del loro popolo, nammeium e Veruclezio.